chiamo Moses, vengo dal Sierra Leone, sono 26 anni, io abito a Cavi, Ponticino e spero di un futuro migliore in Italia. Grazie ancora. Moses ormai considera la frazione di Ponticino casa sua. Qui è stato accolto come rifugiato politico. Era scappato dalla Sierra Leone dopo aver denunciato l'orrore delle mutilazioni genitali femminili. Assieme ad altri uomini, donne e bambini, in tutto 25 anime, fanno parte del progetto SPRAR in provincia di Arezzo. Quattro i comuni che hanno aperto le loro porte nella cintura urbana del capoluogo, che invece è recentemente uscito dal progetto. Castiglion Fibocchi, capofila del progetto, Capolona, Pergine, Valdarno e Laterina. Due di essi proprio nei prossimi giorni saranno già inseriti all'interno del nostro contesto sociale, perché uno di questi ha esperienze in materia sartoriale e lo inseriremo nella sartoria del Carnevale dei Figli di Bocco, mentre un altro sarà a supporto dell'associazione calcio del nostro paese. Il progetto viene portato avanti da Oxfam, come già avviene in altre città toscane. C'è un tema importante, che è quello che ad oggi di circa 190.000 persone che sono in Italia in richiesta di asilo, più o meno, insomma, di queste soltanto i 20-25.000 sono nello SPRAR e circa 170.000 sono, forse un po' meno, 165.000 sono nei centri di accoglienza straordinaria. Quindi il problema è quello di far prendere coscienza ai territori, agli enti locali e poi ovviamente anche alla politica più di livello nazionale, che c'è un tema che è quello dell'integrazione di queste persone nei territori.